stesso giorno, padre dell'accoglienza, nella Padre Scorde scritta dal Papa Francesco, leggiamo proprio questo: tante volte nella nostra vita accadono avvenimenti di cui non comprendiamo il significato. Quante volte San Giuseppe non ha compreso il suo significato della sua missione? Innanzitutto ha accolto Maria, forse un po' anche titubante, forse a volte con la paura, l'ha accolta perché ha ascoltato quello che è la parola del Signore. Allora noi da questo significato dobbiamo capire un po' che dobbiamo essere dei cristiani accoglienti, dobbiamo essere dei cristiani che sappiano accogliere il proprio prossimo, farsi prossimi senza avere paura dell'incontro. L'incontro che facciamo soprattutto ascoltando quello che è la parola di Dio, accoglierla realmente nella nostra vita e da lì veramente essere dei cristiani che sappiano accogliere l'altro, perché nell'altro vedono il volto del Signore. Giuseppe, figlio di Davide, uomo giusto e virginale, la sapienza è con te, tu sei benedetto fra tutti gli uomini e benedetto è Gesù, il frutto di Maria, tua sposa fedele. Accogliere. Accogliere è un tema molto, molto ampio, anche che rischia di diventare abusato certe volte. Tra l'altro parlarne con la figura di Giuseppe come riferimento è parlarne come con un grande esperto, quindi cercherò di condividere con voi un po' di idee sull'accoglienza, sull'accoglienza di una persona all'interno della sua famiglia e verso le persone che, con cui appunto si cerca di creare un rapporto, di portarle un po' vicino, accoglierle quindi. Prima di tutto ovviamente l'accoglienza diventa un'accoglienza verso la moglie, verso i figli, verso i familiari poi alla fine, un'accoglienza che a volte può essere anche difficile perché ci si comincia a scontrare con quei fastidiosi atteggiamenti che diventano conosciuti e molte volte sofferti. L'accoglienza è verso gli altri che entrano nella vita familiare più o meno direttamente e più o meno profondamente. Possono essere i parenti, come dicevamo prima, quelli magari un po' più lontani, possono essere gli amici dei figli che vengono a condividere parte della vita familiare. Bisogna anche riuscire ad accogliere gli eventi, gli accadimenti, le difficoltà, le sofferenze che nella vita familiare avvengono, succedono, e si deve imparare in qualche modo a condividere lo spazio anche un po' con loro. Se ci pensiamo fino adesso, l'accoglienza sembra un po' doversi spostare un po' più in là, rinunciare a qualcosa per fare spazio. Ecco dove invece entra la fede, entra poi alla fine la fede, quindi anche Dio. L'accoglienza diventa quindi un'accoglienza verso il marito, verso i figli, come compagni di viaggio, come compagni di avventura e come suggeritori di miglioramenti e di possibili cambiamenti nella vita personale. Verso gli altri come fratelli, verso gli altri come figli dello stesso padre, che in qualche modo devono essere accolti, come quella figura del padre misericordioso che va incontro e abbraccia un figlio che l'aveva abbandonato. Accoglienza diventa la capacità di accogliere gli eventi anche più sfortunati della vita e i momenti di sofferenza maggiori nella vita e che difficilmente si superano da soli. A tutti gli effetti, se ci pensiamo, l'accoglienza grazie alla fede passa da un'accoglienza passiva, farsi un po' più in là, addirittura che rinuncia, a un'accoglienza attiva, portare dentro di sé qualcosa per riuscirne arricchiti. Questo è l'aspetto sicuramente più interessante dell'accoglienza e che penso sia uno degli aspetti sicuramente più importanti anche all'interno della famiglia e per un cristiano. Antica preghiera a San Giuseppe. O San Giuseppe, la cui protezione è così grande, così forte e così sollecita davanti al trono di Dio, t'affido tutti i miei interessi e i miei desideri. O San Giuseppe, assistimi con la tua potente intercessione
e ottienimi per me dal tuo Figlio divino tutte le benedizioni spirituali attraverso Gesù Cristo nostro Signore, di modo che, essendomi affidato al tuo potere celeste, possa offrire il mio ringraziamento e il mio omaggio al più amorevole dei padri. O San Giuseppe, non mi stanco mai di contemplare te, e Gesù addormentato tra le tue braccia, non oso avvicinarmi mentre egli riposa accanto al tuo cuore. Stringilo in nome mio e bacia il suo capo per me e chiedigli di restituire il bacio quando sarò sul letto di morte. San Giuseppe, patrono delle anime che stanno per morire, prega per me.